Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 17 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Regine della festa, tra Mercurio e la Luna. Dove sia la festa nessuno lo sa, difficile che gli amici, ancora presi con la casa di vacanza, ne diano stasera, ovunque ci sia Letizia però la festa esiste sempre. Basta stare bene con se stessi e considerare il prossimo alla stregua di un amico. Sono questi i contenuti, targati ottimismo gioviano, che cercate di far passare ai vostri figli. Ovviamente ci tenete che studino e che a scuola si facciano onore, ma la vera sapienza non è quella della carta stampata ma della scuola di vita, ed è su questo tasto che battete con insistenza e con fiducia. Crescendo capiranno ciò che anche voi avete compreso più avanti, attraverso i conflitti di lavoro, le gioie e le pene d'amore e la difficile costruzione dell'autostima a partire dallo specchio. Un uomo discretamente severo e autoritario, che ha superato sicuramente i 40 anni. Un messaggero di pericoli, ostacoli, difficoltà, un uomo abituato al comando, che veste una divisa, come un poliziotto, un avvocato, un ufficiale giudiziario che viene a voi con cattive notizie. Molte maldicenze e calunnie in giro sul vostro conto. Oggi mostratevi più audaci e disponetevi a offrire la parte migliore di voi stessi ad amici, conoscenti e parenti. Non immaginate il beneficio che ne trarrete. L'amore non vi mette di buon umore, state rischiando troppo. Siate meno gelosi e possessivi e vedrete che tutto si risolverà. Se desiderate chiedere delle spiegazioni al vostro partner, o a un amico particolarmente caro, sappiate che oggi è il giorno meno ideale per farlo. Rinviate. Una vecchia conoscenza torna a farsi vivo, è proprio vero, a volte ritornano. Qualcuno vi fa la corte e potrebbe farvi delle proposte indecenti, è interessato solo a quello. Non ponete molta fiducia e non dategli troppo credito. Provate a parlare di più e a spiegarvi meglio, con la timidezza non vincerete le vostre battaglie. Ponetevi di fronte alle persone e iniziate con loro un dialogo costruttivo. Non è il momento di lanciarvi in una nuova impresa. Fate prima una sosta e rilassatevi dedicandovi ad un hobby. Voglia di viaggiare, di evadere con la fantasia. Leggi un buon libro. Oggi sono possibili discussioni con parenti o con la persona cara. Meglio evitare di impuntarsi anche se avete pienamente ragione. È tempo di innovare con qualche idea fresca, alimentare un po' di nuovi sogni ed esplorare filosofie rivoluzionarie. Forse qualcuno si aspetta un po' di calore in più da parte vostra, soprattutto se è molto che non vi fate vedere e sentire. Sarà possibile anche la riconquista di un partner perso di vista. Un folle istinto vi spingerà ad osare con una persona che vi fa perdere irrimediabilmente la testa e sarete molto fortunati. Ci sono molte probabilità che la vostra personalità vivace, solare ed espansiva, venga alla ribalta in questa giornata in diverse occasioni. Un aspetto negativo di Urano e Saturno, ospitati nei segni nemici amatissimi del Toro e dell'Acquario, vi stimolano al protagonismo, pur non dandovi quelle vostre abituali energie di cui sempre voi disponete, specie se festeggiate il compleanno dal 6 al 16 di agosto. In famiglia in particolare, non vi dispiacerà fare capi. Fate attenzione, tuttavia, a non esagerare. Siamo contenti di dirvi che in questo sabato non c'è più quello stato di agitazione che abbiamo trovato presenti nella giornata di mercoledì e giovedì. Segno evidente che andiamo verso un weekend migliore. Marte è in buon aspetto, Mercurio e Giove sono ottimi, quindi non manca il coraggio per affrontare alcune questioni. Semmai bisognerà rivedere un progetto nato l'anno scorso che non ha reso come avrebbe dovuto. Dentro le vostre solite attività, dovreste pensare anche di prendere del tempo per voi stessi e per dedicarvi alla famiglia. Di certo ci saranno delle difficoltà enormi dal punto di vista affettivo, se almeno non ci proverete. È normale che richiedano la vostra presenza, laddove sia mancata per lungo tempo. Purtroppo non sempre la si può assicurare, ma voi potreste aver esagerato, in un senso o nell'altro. Un sabato coi fiocchi, senza astri negativi tra i piedi né livori sulla coscienza.
a farvi buon gioco la luna frizzante nel segno delle amicizie, in relazione armonica con Mercurio, anche lui in sestile e di Giove in trigono al vostro segno, focoso quanto voi. Giornata ideale per prendere posizioni forti, ecologia in prima linea. È la giornata mondiale per la protezione delle fasce di ozono, quanti problemi ha creato l'uomo all'universo e tuttora continua a crearne con aria di dispotico monarca. Voi tuttavia, sebbene la corona la portiate volentieri, in fatto di rispetto per la natura e per i diritti dei vostri sudditi siete da ammirare. Amore ed Eros. Legame solido, anzi inossidabile, vi piace gratificare il partner con piccoli regali e frasi d'effetto, che lo facciano sentire sempre protagonista nel vostro cuore. Numerose amicizie vi girano attorno, le sfiorate ma senza approfondire, e lo stesso fate con i parenti, che frequentate amabilmente, conservando però una certa distanza, ottimo espediente anti-invasione. Cari Leone, in amore a breve ci potrebbero essere dei dubbi, meglio evitare polemiche e conflitti. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci un piccolo imprevisto da gestire, cercate di mantenere la calma e il sangue freddo. A tutto c'è una soluzione. La luna è dalla vostra parte, ideale per riscattarvi dalle incertezze che vi hanno tenuto in stallo. Tutto è bene quel che finisce bene. Momento particolarmente appagante per l'amore. In questa giornata vi piacerà divertirvi e sorridere insieme alla vostra dolce metà, se siete felicemente accasati. Luna e Mercurio vi preparano un'atmosfera di svaghi e di piaceri che, se vi andrà, riuscirete a condividere anche con i vostri amici. Se siete single vi attendono conferme del vostro fascino sempre indiscutibile che fa centro. Marte favorisce le imprese erotiche dei nati nella seconda decade. Lavoro e denaro? Affari, studi, concorsi, tutto alla grande, con la protezione del trigono di Giove dove non arrivate voi entra in scena la fortuna. Simpatici in società, divertenti con gli amici, se il tempo tiene e avete una casetta di vacanza dove trascorrere il weekend non vi farete scappare l'occasione, dopotutto è l'ultimo dell'estate 2022, perciò va santificato con i sacri crismi, e magari anche un bicchiere di ottimo vinello per un bel brindisi ai ricordi. Giornata all'insegna della creatività, quindi attenzione a non farvi scappare i lampi di genio che vi illumineranno. Certe iniziative, se ben coltivate e sviluppate, potranno portarvi molto, molto lontano. In ufficio riuscite a sbrigare, con efficienza e rapidità, enormi quantità di lavoro, portandovi avanti nell'attività concreta di tutti i giorni. Non badate alle provocazioni di qualcuno, che mira solo a farvi stancare. Questa ipotesi previsionale si renderà più evidente se festeggiate il compleanno dal giorno 10 al 15 del mese di agosto. Benessere. In perfetta forma, nemmeno a pagarvi si riuscirebbe a trovarvi un malanno, potreste candidarvi a testimonial di una ditta produttrice di farmaci omeopatici o alimenti naturali. Con un così bel esemplare in pubblicità il giro di affari aumenterebbe a dismisura. Oggi apparite allegri, effervescenti, qualcosa vi è girato bene ma non volete dirlo agli altri. Per dare sfogo alla vostra gioia innescata da un motivo tenuto segreto, organizzate qualcosa con gli amici. Per lei, bel lavoro, buoni amici e un ambiente caldo e accogliente intorno a voi. Eppure qualcosa vi manca, forse un pupo. Non aspettate che l'orologio biologico cominci a rallentare. Per lui, amate i vostri figli e date loro corda ma oggi oltrepassano la linea rossa. Importante ricordare che le regole in casa vostra le stabilite ancora voi. Colore delle emozioni, blu cina. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 10. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.